qualche fotografia me la potevi mandare. Quella di me? Sì. Scusa. Abitualmente non facciamo entrare perché ci sono delle piccole chicche all'interno, come le conchiglie che hanno dato la signora, che resistono ancora. Allora venite più avanti, signori, che dobbiamo dare, dopo fate le foto, adesso vi faccio prima la breve spiegazione e poi vi do la possibilità di fare le foto, che dobbiamo capire nell'area in cui ci troviamo come era disposto questo ninfeo. Più lontana strada, più lontana città. Sì. Allora, ci siete tutti? Venite da questa parte. Bene, signori, il pavimento sotto di voi, come potete notare, sul pavimento persiste ancora delle lastre di marmo, perché dove vi trovate voi era tutta una pavimentazione di marmo bianco. Marmo bianco con un sottile strato d'acqua, un leggero velo d'acqua, infatti i signori qui andavano belli tutti scalzi. Ogni ninfeo era composto da queste nicchie, nicchie che qui possiamo ammirare ancora nel loro stato originale, con queste tesserine bianche e blu e queste conchiglie che si sono perfettamente conservate. Quindi io vi parlo del secondo secolo avanti Cristo, quindi è sempre quel periodo a cavallo tra il primo e il secondo secolo. Avevano queste tesserine disposte in modo da formare delle figure. Questo che voi vedete si chiama spuma di mare, ed era appunto la spuma di mare. Che cos'era? Era una costruzione che riempiva le nicchie, perché da questa spuma di mare usciva l'acqua. Quindi noi dobbiamo immaginare che qui c'era una statua e alle spalle della statua c'era questa spuma di mare che aveva questi getti d'acqua. Mentre, signori, da quest'altra parte voi possiamo notare, vedete, qua si vede meglio. Si vede meglio il vaso con motivi floreali e tutto. Vedete il vaso nella parte sottostante. Qui, per esempio, qui si vede un altro vaso con motivi floreali. Mentre questa alle mie spalle era una vasca. Una vasca dove vengono conservati ancora i motivi originali. Difatti, nella parte bassa troviamo sempre queste tesserine bianche e blu, e qui viene rappresentata una scena di caccia. Una lepre che insegue un cervo, questo è un omino, un angelo, che è conservato il tutto. E anche qui troverete la spuma di mare, perché vedete il cupolo, quella parte rossa, quella è la parte dove fuoriusciva l'acqua. Probabilmente prima del cupolo davanti era un'altra statua, una grossa, diciamo, delle bocche di leone dal quale sbocava l'acqua. Guarda come da noi, ugualmente abbiamo Pek Ten, eccole qua le conchiglie, ma sono più piccole, siamo lontani dal mare e le hanno portate qua. Intanto le tessere blu sono in pasta vitrea e appaiono nella superficie un po' più corrose rispetto a quelle in calcare, ecco perché appaiono grezze, ma queste sono brillantissime quando, se solo le bagniamo. Il pannello che rimane non riuscite a immaginare, che insomma, l'acqua tracimava e inondava il pavimento facendo un gioco di vibrante. Un gioco, queste tessere sono più piccole delle nostre.